Ho sempre sognato lo spazio. Perché quando hai una casa lavori in altro modo, in un posto tuo. Non immaginavo cosa significava avere un teatro, però da quando incominci a avere teatro lavori di più. È un posto tuo, come una casa o no. Insomma. Cioè incominci a essere una frequentazione, un giro di amicizie, collaborazioni, contatti. Tutto è nato da una replica che avevo fatto, una delle repliche che avevo fatto a Roma con il mio cinema per nome. Lì è venuto un personaggio, per dire il nome, che mi segna la sapienza, era rimasto colpito dallo spettacolo. Mi ha detto: a Milano vai da questi miei amici che hanno eccetera eccetera, che erano legati alla rivista Il Ponte, Argomenti Umani. Uno di loro mi ha detto perché non facciamo il 25 aprile una cosa in un salone, 24 aprile una cosa in un salone a Niguarda, 24 aprile. E difatti poi sono venuto su, loro volevano uno spettacolo per la regia e la regia non costava troppo, io ho proposto Mai Morti ma ai tempi era un testo troppo duro, morale, io ho proposto una cassetta sulla regia del San Sabba, abbiamo fatto la serata, c'erano alcuni testimoni, donne, soprattutto la Pinarè, una Brambilla eccetera, a fine serata io ho chiesto cosa facessero in questo salone, non ho detto niente, non sono i condomini più o meno. È un po' un caso, se quella persona veniva a Roma a vedere io mi chiamava per nome, forse non sarei mai passato di più, forse. Sul palco ti dà voglia di scrivere, ti dà voglia di fare magie, ti dà anima. Lo so, sta sul palco aiuta molto. Nella regia penso che è importante capire i tempi. Credo che essendo un mestiere, abituarsi a fare le cose in fretta sono importanti. Un cuoco a luna non è che può permettersi di dire di adesso faccio una ceretta, il prezzemolo lì già si va, no? E non vuol dire che non lo faccia bene, sì, anzi fa benissimo. E questo lato del mestiere molte volte non è considerato, mostra anche un mestiere, deve essere un mestiere, ha tutta una serie di elementi che sono non solo di creazione artistica ma anche di mestiere. E quindi la regia secondo me è quello che riesce a coagulare le cose intorno e capire i tempi e rispetto ai tempi come muoversi e qual è la cosa prima da fare, non è più importante, non è più. Molte cose, le luci arrivano sempre all'ultimo poi e si vede anche gli spettacoli sono l'ultimo arrivato. Ricordo una volta che con uno dei miei professori di storia dell'Università di Trieste, uno Sara, che però i rapporti erano, cioè suo figlio faceva teatro con me, quindi andavo a casa sua, cioè un rapporto così, e lui così me l'ha detto molto candidamente, perché il primo testo che avevo scritto, da Nicoletti, c'era la ricostruzione dell'attentato a Sarajevo completo. Nel secondo testo c'era questa donna di Ravensbrück,
E io che avevo detto, ma non so perché mi interessa la guerra, però lui mi dice, ma ovvio, perché siete senza passato. È una voglia di passato, che è stata una definizione data forse in maniera un po' brutale, ma credo sia questo, insomma, ecco, un momento. Noi siamo un paese senza memoria. E c'è una sorta di genesi storica, di vendetta storica, cioè noi possiamo fare di tutto per mettere la storia, no? Dimenticarla, nasconderla, fino a dopo torna fuori, insomma. È possibile che non sia così. Anche se fatica, anche se ho ancora 50 anni, anche se ho 60 anni. La Democrazia Cristiana è stato un partito praticamente proposto più o meno. Le differenze, se ben chiaro, però ha proposto un modello fascista, ha cercato di un po', non c'è riuscita. Ma il ciclaggio è stato totale. Su 62 questori in Italia, nell'anno 50-52, se non ricordo, 60 erano tutti di nomine fascista. Professore all'università, sono rimasti lì, i medici più o meno, un paese che non aveva fatto il conto con se stesso, il disastro di Milano. Parte di essi, la più grande amarezza che hanno non è neanche quello che hanno passato, la violenza subita, i familiari, diciamo, compagni persi, o quello che hanno visto, no? La grande amarezza deriva dal fatto che tornate in Italia non sono state ascoltate appositamente, che non potevano raccontare in giro, nessuno mi ascoltava. E questa è una cosa che fa impressione. È vero che qualcuno magari non l'ha raccontato, perché tirare fuori questo mostro dentro? Questa è una molto bella da dire. Tanto tu vedi alcune situazioni da parte di chi stava, chiamiamo parte sbagliata, tanto trovi la ritrosia, la difficoltà a farsi vedere, conoscersi, a presentarsi, a testimoniare, ad essere registrati, tanto c'è questa solarità da parte del testimone dall'altra parte. Una cosa mi ha sempre colpito molto. C'è questo, quando arriva gli ultimi che abbiamo sentito, detto, mi dispiace se porto la telecamera. No, no, porti anche due, perché non hanno niente da nascondere. Questo è bello, è molto bello come concetto. C'è una donna che nel processo di San Salva, faccio vedere il testo della Risia di San Sabba, era terribile, si adoperava un arresto di ebrei, poi andava nei cameranti della Risia sotto falso nome Polak, faceva finta di essere ebrea perché arrivano notizie agli internati sui beni, sui familiari liberi. Bene, quando si presenta il processo della Risia c'è il cappello così, il banco, anzi la portano di peso, e arriva così. Nasconde la faccia. Io per esempio non sono per un teatro solamente politico, ma diciamo che in questi ultimi anni il livello di allarme è così alto rispetto a quello che sta avvenendo in questo paese, che è, diciamo, un pochino che io mi sia dedicato a questi temi, dovuto anche perché ho sentito più imminente, più urgente dedicarsi a queste cose qui, insomma, ecco, però non dovrebbe essere normale, cioè che ho fatto una trilogia, un trittico fra Risia, deportazione, mai morti, fascismo e non di battaglia lì, che sembra antifascismo, femminile, che forse in un altro periodo non l'avrei fatto. Adesso sì, lo sentivo. È anche molto duro. Cioè tu dici, beh, bello perché è duro, certo che è duro, ma la situazione è fuori questa. Non ci svegliamo un po', abbiamo la destra al governo, insomma, un paese che è stato fascista, non è una. Però sempre teatro. Credo che il teatro abbia
abbia qualche elemento preferenziale, come dici tu, cioè dove la storia, la cronaca, in qualche maniera può farsi, usa la parola un po' grossa, mito o meglio, un'altra versione, il teatro riesce secondo me a raggiungere quegli anfratti, la mente dello spirito umano, più nascosti. Quindi il teatro ha il potere di far ridere o piangere la gente, cosa che qualcuno si dimentica ogni tanto. E questo vuol dire tanto, cioè, la comunità, piccola comunità, 200, 500, 1000 posti. Piangere da solo è una cosa, piangere da un'altra cosa. Piangere davanti a un uomo è una cosa, o diversi uomini che recitano. Piangere diciamo, uno schermo, un televisore, è diverso, cioè, teatro ha una sua funzione. Non so se è più importante o meno quella, però particolare questo secondo.